lunedì 1 aprile 2019 la registrazione del Trono Classico di UED. Oggi pomeriggio nello studio 6 dell'Helios in Roma si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse in rete da Il Vicolo delle News, in studio è accaduto di tutto. In particolare c'è stata una forte discussione fra Giulia Cavagliai e Angela Nasti e addirittura quest'ultima è scoppiata a piangere. Per conoscere tutti gli spoiler vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Uomini e Donne, Angela litiga con Giulia. Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne rivelano che Angela non ha portato nessuno in esterno a causa della lite avuta con Giulia nella scorsa registrazione. Visto che nessun suo corteggiatore l'ha difesa e nemmeno consolata, ha preso questa decisione. Fabrizio le ha detto che non trova giusto intromettersi ad una discussione tra due donne. Mentre se fosse stata attaccata da un uomo, le cose sarebbero andate diversamente. A quel punto in studio Angela e Giulia hanno iniziato a litigare. La cronista napoletana ha detto alla torinese che è stata lei a dirle sempre di sentirsi superiore e più meno. Per la seconda, quindi, non è un'iniziativa partita da lei, quindi non è giusto che debba passare per quello che non è. Naturalmente la Cavagliai non è d'accordo, ritiene che sia stata la Nasti ad ergersi sempre su un piedistallo. Morale della favola? Angela si è messa di nuovo a piangere. E si è arrabbiata anche del fatto che non vorrebbe farsi vedere così. A quel punto Maria De Filippi le ha detto che se vuole taglierà il pezzo. Spoiler Trono Classico UED, le reazioni di Luca e Alessio. Gli spoiler di Uomini e Donne svelano che è intervenuto Luca dicendo di non aver difeso Angela perché non gli piace che lei si metta sempre a paragone con lui. Alessio non le è mandata mai a dire, affermando che ha preferito rimanere in silenzio sulla lite perché per lui la Cavagliai aveva ragione e non c'era bisogno.